parliamo dell'osmosi. Continuo la numerazione dell'elenco dell'indice guidato 1.2. 1 vuol dire che stiamo ancora parlando di diffusione attraverso lo strato fosforlipidico e quindi che l'osmosi è il secondo tipo di diffusione. Alcune caratteristiche dell'osmosi: una diffusione passiva. Passiva, abbiamo già detto cosa vuol dire, vuol dire che non richiede ATP. Quindi cancello l'ATP, vuol dire che è un processo che avviene spontaneamente. Caratteristica dell'osmosi, e questo è importantissimo, riguarda l'acqua. L'acqua è il solvente, quindi nella diffusione semplice noi avevamo la diffusione del soluto, qui abbiamo la diffusione di acqua. Quindi vuol dire che noi considereremo delle membrane impermeabili al soluto. Quindi vuol dire che il soluto non può passare, quello che può passare è solo l'acqua. Allora, ho voluto rappresentare qui questo contenitore a forma di cavallo, voi immaginatelo trasparente, immaginate che qui ci sia la membrana semipermeabile, quindi questa membrana impermeabile assoluto e permeabile, quindi che lascia passare solo all'acqua. Quindi prima cosa che bisogna descrivere quando si parla di osmosi è la caratteristica di questa membrana che separa l'ambiente destro dall'ambiente sinistro. Allora, cosa ho messo nei due ambienti? A destra ho messo una soluzione formata da acqua, e l'acqua, vedete, l'ho rappresentata con questo trattino verde, verde come solvente, quindi l'acqua, nella quale ho in soluzione del soluto, che è la solita crocetta rossa. La crocetta rossa non può spostarsi da un ambiente all'altro. Quanta ne ho messo? Ne ho messo fino a questo livello. Nell'altro ambiente, invece, ho voluto rappresentare ancora un'altra soluzione con una minore concentrazione. Quindi vedete qui ho messo tre crocette, qui posso metterne un po' di più per fare mettere più in evidenza. Va bene? Quindi ho due ambienti con un certo gradiente di concentrazione. Rispetto a prima non si può muovere il soluto, ma solo l'acqua. Anche qui il sistema, anche qui scusate, i due livelli, vedete, i due livelli dell'acqua sono uguali, ok? Quindi questa è la situazione iniziale che descrivo. Allora, descriviamo con questi tre punti la stessa situazione. Allora, qui abbiamo un'alta concentrazione di acqua e qui una bassa concentrazione di acqua. Fate caso al trattino verde, che è quello dell'acqua, del solvente. Poi, questa situazione qui la possiamo anche descrivere come una situazione di alto potenziale idrico. Potenziale idrico vuol dire che ha tanta acqua, quindi lo stesso concetto. Quindi questo è un ambiente ad alto potenziale idrico, questo è un ambiente a basso potenziale idrico. Introduciamo un altro termine, potenziale osmotico. Attenzione qui alle frecce, questo è un ambiente con alto potenziale osmotico. E questo è un ambiente con basso potenziale osmotico, quindi introduciamo il descrittore usando il termine osmosi. Vediamo cosa succede. Allora, cosa succede? Succede questo: muovendosi, potendosi spostare solo acqua, cosa succede? Che l'acqua va dove ce n'è poca. Quindi il processo avviene sempre nella direzione di dove ce n'è poca. Quindi va a spostarsi l'acqua nell'ambiente verso destra. Andando a spostarsi verso destra, cosa succede? Succede che il soluto, le crocette, tenderanno a essere più diluite. Quindi si andrà verso una situazione di equilibrio dove i due ambienti avranno la stessa concentrazione. Viene raggiunto in un modo differente, perché noi avremo dell'acqua che va di qui, dove abbiamo un ambiente molto concentrato, quindi con poca acqua, aumenta la quantità di acqua e dopo un po' di tempo cosa succede? Che la concentrazione qui sarà uguale alla concentrazione che c'è dall'altra parte.
Quindi l'acqua si sposta da dove ce n'è tanta a dove ce n'è poca, da dove c'è un alto potenziale idrico a dove c'è un basso potenziale idrico, da dove c'è un basso potenziale osmotico a dove c'è un alto potenziale osmotico. Quindi il potenziale osmotico è come se risucchiasse acqua in modo tale da creare un equilibrio. Quello che potrebbe essere una domanda è: se noi siamo partiti da una situazione iniziale dove i livelli delle due concentrazioni, vedete, erano equivalenti, quindi si era allo stesso livello, al raggiungimento dell'equilibrio, che comunque è sempre dinamico, perché l'acqua può andare sia in un senso che nell'altro senso, questi due livelli saranno ancora uguali? Di certo no, perché noi avremo che, essendosi spostata l'acqua qui, questo livello tenderà ad alzarsi, va bene, quindi il livello si sarà alzato perché qui avremo più acqua e quindi le crocette rimarranno più diluite, qui avremo una minore quantità di acqua, quindi il livello si sarà sicuramente abbassato, va bene, qui il livello dell'acqua si è abbassato e qui il livello dell'acqua si è alzato. Quindi poi con l'esperimento che faremo in classe, ecco, ovviamente se io rappresento questa situazione dovrei mettermi nelle condizioni di rappresentare nei due ambienti la stessa concentrazione, quindi lo stesso ripartire in modo omogeneo, assoluto, solvente, in modo che ci sia un gradiente di concentrazione uguale a zero, se il sistema si porta all'equilibrio. E si porta all'equilibrio sicuramente in modo spontaneo, quindi se non ci sono fattori esterni che possono modificare la situazione, perché la diffusione avviene passivamente, quindi spontaneamente, senza bisogno di un contributo energetico. Quindi con questa lezione qua e con l'esperimento che abbiamo montato in classe, che dovete osservare quindi da casa, ancora prima di andare a vedere il risultato effettivo, pensate già, ipotizzate già quale potrebbe essere. Quindi noi abbiamo in classe creato delle situazioni, quindi ambienti differenti dentro e fuori la patata, ok? Dentro e fuori la patata. Immaginiamo che la patata sia fatta da tante cellule, le cellule sono rivestite da questa membrana semipermeabile, supponiamo che questa membrana non lasci passare il soluto ma solo l'acqua, quindi l'acqua che c'è nell'ambiente esterno alla patata cosa fa? Entra nella patata, esce dalla patata, la quantità che entra è uguale alla quantità che esce. Tutto questo si ripercuoterà sul volume complessivo del pezzettino di patata che abbiamo messo nei tre ambienti.